Abbiamo voluto con questa giornata di riflessione che segue una ricerca che noi abbiamo fatto qui al Dipartimento, mettere insieme tante forze diverse, università, esercito, carabinieri, mondo diplomatico, UNESCO, eccetera, per discutere di un tema importantissimo come quello della difesa dei beni culturali che ormai sono un patrimonio non di una città, di un paese, di una nazione, ma di tutto il mondo. Si è parlato naturalmente di questo traffico illegale favorito ormai da un commercio internazionale molto liberalizzato, perché questo è stato anche oggetto di questa nostra ricerca, e quindi è chiaro che in questo momento c'è un mercato fiorente purtroppo di queste opere d'arte con dei danni incredibili per questi paesi da cui vengono sottratte. L'Italia sta portando avanti una politica assolutamente innovativa con l'idea dei caschi blu, questi gruppi di tutela del patrimonio artistico mondiale, e oggi abbiamo voluto incominciare a discutere di questi in una città come Torino, che ospita un grande centro delle Nazioni Unite che potrebbe diventare anche centro di formazione di questi caschi blu.